Buonasera Jacopo, come vedi alle mie spalle il corteo dei tifosi rossonere sta partendo dal corso principale, dal corso Trento e Trieste, circa 300 sostenitori rossoneri che si stanno sfilando dietro lo striscione appartenenza. Dal punto di vista dell'ordine pubblico nulla da segnalare, tutto a posto. Queste le immagini del corteo rossonero che si sta muovendo proprio in questo momento a Lanciano. Jacopo, siamo in pieno centro storico, lo abbiamo detto, per il corso. L'obiettivo è arrivare sotto al comune Frentano, in piazza Plebiscito. Ti dicevo, una nutrita rappresentanza, la tifoseria ha ritrovato compattezza dietro questo striscione, anche un dispiegamento di forze dell'ordine comunque che non passa in sordina, c'è una presenza. Tra l'altro io vado con le immagini perché qui siamo praticamente sotto casa della famiglia Maia e c'è un presidio anche delle forze dell'ordine, i cori ostili, ma questo era un po' in qualche modo preventivabile. C'era nell'aria questo acredine che si è formato soprattutto nell'ultimo periodo a fare da minimo comune denominatore alla rabbia rossonera, la mancanza di chiarezza che addirittura da gennaio a questo momento in poi è mancata. Jacopo, io ti do anche qualche notizia concerne rapidissimamente ci potrebbero essere degli sviluppi improbabili ma non impossibili per quanto concerne il campionato di Lega Pro della Virtus Lanciano. Ci si sta muovendo anche a livello politico a Roma. Le nostre fonti ci hanno detto che la situazione è molto difficile, ma comunque il Lanciano sta facendo un tentativo anche per rimanere in Serie C. Dovrebbe intervenire un gruppo, una cordata facente capo a qualche imprenditore romano. In realtà non abbiamo molta nitidezza sui nominativi. C'è da dire però che in subordine si potrebbe ripartire dalla Serie D. Certo, il nodo dovrebbe essere sciolto a breve e comunque si sta mobilitando anche una parte della tifoseria rossonera che in qualche modo darebbe supporto, darebbe manforte se si dovesse ripartire dalla Serie D. Intanto il corteo si muove, ti ricordo che sono circa 300 i sostenitori rossonere, tutto fila liscio dal punto di vista dell'ordine pubblico. L'obiettivo è arrivare in piazza. Ovviamente se ci dovesse essere qualcosa di clamoroso ti richiederò la linea nel corso del telegiornale. Per il momento, Jacopo, ti lascio con queste immagini.